Ragazzi, come va? Io sono Ferenica. E io sono Steph. E questo è Gigi che ne ha 60 seconds. E iniziamo subito a salutare i nostri 5 eroi del giorno, che per oggi sono Lorenzo, Elimon 92, Anita, Ale e Losa 8765. Ciao ragazzi. Grazie mille per la condivisione. Ci avete chiesto in tantissimi 60 seconds e siamo pronti a iniziare una nuova partita. Sono prontissimo, non vedo l'ora. Il gioco finalmente è tradotto in italiano. Dovrebbero aver aggiunto anche un bel po' di cose, quindi ci sarà da divertirsi. Esatto, noi non ci giochiamo da tantissimo. Sì, almeno un anno forse. Sì, chissà cosa tutto hanno aggiunto, sono curiosissima. Iniziamo? Di vederlo. Iniziamo, vai, pronto, difficoltà pronto. Fatman, perché siamo dei Fatman e non siamo dei Little Boy. Sì, perché tu sei un ciccione. E tu sei un Little Boy. Grazie. Parto, allora, parto. Molto cibo e acqua, mi raccomando, acqua, devi essere acqua. Concentrato. Ok. Più acqua e cibo che puoi, perché secondo me è la cosa fondamentale. Dimmi. Che dobbiamo avere. Dimmi. Dimmi sì, perché lo mandiamo in spedizione. Una cosa importantissima da prendere è anche Dolores, la nostra moglie, perché praticamente ci serve per non perdere la partita. Quindi almeno se muore Ted ci sarà ancora Dolores. Ok. La figlia non lo so se c'è tanto. Venga. Ti dico la Venga. Verità. Prendi il cibo nella vasca. Su, 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 su. Ok. Su, su. Veloce, okay. Veloce, veloce. Lì c'è pure il medikit che non sarebbe io male. La figlia non la vedo, tu l'hai vista? Credo che sia nell'ultima stanza e ci manca la radio che è qua. Muoviti. No, non no, è quella non è la quella. Radio. Oddio, ti sta scadendo il tempo. Veloce. Cavolo, occupa tre, ma scherzi. Non abbiamo la radio, non no. Non abbiamo nulla, non abbiamo nulla. Vabbè, vabbè, dobbiamo andare così. Dobbiamo andare Sarà così. Sarà una partita terribile, te lo Dici? Dico già. Sì. Abbiamo no. pensato un po' troppo al cibo, non abbiamo nulla. Non abbiamo un fucile, non abbiamo la radio. La mappa l'hai presa? La mappa l'ho presa. Non ti ho visto. Ho preso anche la valigia, eh. Ah, che non so valigia. Se serve perché è nuova. Credo che dentro ci siano oggetti casuali. Quindi non so quanto Può sarà essere, utile. Sì, avrebbe senso. Però io l'ho presa. Era lì. Giorno l'ho presa. Uno, giorno sono stato uno. Un bravo ragazzo. Allora, okay, almeno la famiglia c'è tutta. Ascolta me. Il cibo è tanto. Il cibo è tanto. Cibo è tanto. L'acqua è tanta. Maschera antigas, Luchetto. Guarda quanti giochi abbiamo. Siamo pieni di cibo, come dicono. Un'abbondante scorta di acqua. Bello, quindi bello. Cioè, siamo stati fortunati e lo sappiamo. E questo bunker è il più fornito che abbiamo mai visto. Cioè, ci stanno ti facendo i applauso, complimenti. Ti faccio un applauso, te lo sei meritato. Grazie, sei grazie. Stato bravissimo. Allora, iniziamo festeggiando. Nessuno mangia, nessuno beve. Assolutamente. Sì, 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 sì. Qua siamo severi. Il cibo e l'acqua andranno razionati bene, perché altrimenti la finiamo tutta. Mary Jane non è preoccupato, perlomeno non lo dice ad alta voce. Timmy forse non sembra, ma è un ragazzo forte, se la bravo, cava bene. Bravo Timmy, bravo. Fin dalla mattina Dolores è stata serena, bravissima. Non ha senso lamentarsi, poteva andare anche peggio. Anche se Ted sostiene che poteva, scusami non vedo bene, andare anche meglio. Ma ecco no qua. Dai Ted, è bellissimo allora, vivere in un bunker, no? Ci stanno insultando. Vero? Ci stanno insultando, era me. Un insulto rivolto a noi. Ci siamo sentiti osservati, non so bene che linguaggio sia. Da un angolo del bunker. Deve Dove? Essere un topo. Almeno sembra un topo. Un topo ben nutrito. Quanto è grande? Un cinghiale anche quello. Esatto. Un cinghiale di topo. Comunque non abbiamo né fucile né ascia. Non li abbiamo presi, quindi non abbiamo scelta. Dobbiamo lasciare il topo a girare. No, dobbiamo sperare che non sbrani uno di noi. Magari. Nel caso speriamo Mary Jane, dai, che perché poverina? Perché Timmy poi va in esplorazione. Dolores ci serve per non perdere. Ci ha rubato del cibo. No. Sì. No. Sì. No. Mentre correvamo avanti e indietro alla ricerca di qualcosa con cui ammazzare quel roditore peloso, lui è semplicemente scomparso. Ma scusa, schiacciarlo coi piedi? No, è troppo veloce, perché troppo veloce. Perché devi essere un fucile, cioè fa un casino lì dentro. Ok, dobbiamo farli bere giorno 4, stando per morire di sete, quindi una bella bottiglietta d'acqua a tutti. Perfetto. Dovete essere felici, ringraziarci, perché è una bella bottiglia d'acqua. Allora, tornando nella strada. Ma non siamo mai andati in spedizione. Sono andati senza chiedercelo. Ok, sono andati da soli. Gli Hanno scarabocchi notato degli scarabocchi. Erano una malfatta mappa dei dintorni. Questa traduzione in italiano non mi sembra no, molto No, non corretta. È proprio precisa. Però ci accontentiamo con un punto marcato con una X rossa. Ok. Forse qualcuno tiene le scorte di zuppa? Andiamo a verificarlo? Io direi di rischiare, Vai. Dai. No, Mary Jane. No. Allora, mi devi consultare. Hai Questa ragione. È una cosa no, importante. Hai ragione. Non puoi prendere ecco. le decisioni da solo. Bravo, bravo. È colpa mia. Sì, è colpa tua. È colpa L'hanno mia. Visto tutti che è colpa tua. Che non mi hai ascoltato e non hai aspettato la mia decisione. Timmy, ti chiedo perdono. Non ti dovevo mandare. Ho pensato che fossi l'eroino della situazione, che potessi migliorare il tutto. E L'abbiamo ho creduto troppo malare. In te. Vediamo che è successo. Vediamo che è successo al nostro povero Timmy. Ok. Siamo fortunati di aver trovato.
trovatola mappa prima che è stata sciacquata dalla pioggia radioattiva. Ok, al posto indicato abbiamo trovato un nascondiglio preparato frettolosamente. C'erano più uno solo dei proiettili. Ancora guai, ragazzi. Ci stanno succedendo un sacco di cose e non abbiamo nulla. Non avremmo mai pensato di poter vedere uno scarafaggio danzante. Tuo amico. Mio amico? Sì, perché balla come te. Sì, esatto. Ok, ho capito. L'ho addestrato io. Comunque sì, è qualcosa di un po' strano. E anche in questo caso, perché non usare le scarpe? No. Per schiacciarli. Non gli piace. Gli scarafaggi con le scarpe si schiacciano. Tu non lo schiacceresti, ti farebbe schifo, quindi... Io mi arrampicherei sul muro tipo Spider-Man pur di non schiacciarlo. Cioè, salirei più di lui, comunque. Oh mio, puntini, quella cosa è enorme. Ed ecco un altro più grande ancora. Scarafaggio ovunque, siamo spacciati, anche che schifo. Anche questi scarafaggi sono cinghiali. Sì. Ok. Sì, guarda. Hanno provato a disegnarlo, ma è uscita una paperetta. Non ho parole, andiamo avanti. Non sono bravi a disegnare. Domani è un giorno importante, perché potranno mangiare e bere, cioè pranzo proprio. E penso che arriverà anche il giorno in cui possiamo fare una delle prime spedizioni. Sì, intorno al giorno 10 possiamo iniziare ad andare. Allora, Timmy non ha detto una parola a proposito, ma quando era fuori si era graffiato la mano con un filo o qualche altro pezzo di metallo arrugginito. Ma l'hai capito? La sua ferita ha un aspetto piuttosto preoccupante, dobbiamo fare qualcosa. Cioè, gli vogliono togliere la mano, perché no. Una delle possibilità era l'ascia. Gli avrei tagliato la mano. Sarebbe sì. Stato bellissimo. Nel mentre guarda cosa c'è a fianco a Timmy. Sono secondo me ha visto che il più morente lo sta già puntando per io fare uno spuntino. Che non dovevamo mandare fuori Timmy. Te l'avevo detto. No, guarda, ti chiedo scusa perché hai ragione. Se perdiamo è tutta colpa tua. Qualsiasi cosa succede da qui in avanti sarà sempre colpa tua. Ok, anche se dici tu qualche problema. Esatto. Allora, va bene. E stringere i denti e ignorare i sintomi. No, ragazzi, non funziona così. Lo diceva sempre nostra nonna. Vedi? La nonna dà sempre consigli saggi. Vabbè, andiamo avanti, hanno bisogno che di mangiare. Che poi aspetta, ci dispiace molto che non sia più tra di noi dal momento che all'età avanzatissima di 25 anni era stata gravemente morsa da una rana. Ma cosa stiamo leggendo? Come? Allora, prima di tutto, età avanzatissima a 25 anni, vorrei capire. Ma nel 1200. Secondo me è ironico. Sì. Tipo nel medioevo che l'età media, cioè morivi a 30 anni. Esatto. E però come fanno? E poi come fai a morire morto da una rana? Magari era velenosa. Non lo so. Secondo me vogliono fare un po' i simpaticoni. Ok, ma non ci sono riusciti. Però guarda, pranzo con acqua e cibo. Oggi è una giornata speciale per tutti voi. Siamo felicissimi. Andiamo. Le radiazioni sono ancora alte, quindi niente. Ci hanno disegnato una casetta per ringraziarci del con cibo. Con persone morte? Perché sono sdraiate a prendere il sole. Perché hanno paura di finire morti in qualche deserto. Ma poi hanno disegnato gli alberi. Gli alberi non ci sono nel deserto. No, cioè, sono... chiunque l'abbia fatta sbagliando. Sono un po' confusi, lasciali fare. Cioè... scusa, tu non saresti confuso con un bunker così. Cioè, ti è arrivata una bomba nucleare. È comprensibile. Giorno 9, il nostro quartiere è ancora altamente radioattivo. Quindi aspettiamo ancora un po'. Aia. Allora, per gli scarafaggi non abbiamo soluzione. Quindi, ti prego. Chiamateci bizzarri, ma crediamo che questi scarafaggi stiano cercando di comunicare con noi. È possibile che abbiano raggiunto le nostre stesse capacità intellettuali? Le vostre sì, ragazzi, siete talmente intelligenti che è possibilissimo. Io lo preferivo in inglese, che ne capivi la metà di ste cose. E pazienza. Oh mio Dio, va bene. Perché finisce capitalisti si nasce, capitalisti perché si muore? Sono pazzi. Cosa stanno dicendo? Sono impazziti totalmente, io te lo dico, sono pazzi. Dobbiamo avere paura di questi qua che ci fanno fuori. Secondo me è colpa della zuppa. Non mangiare solo zuppa, non vorrei dire. Allora, possiamo uscire? No. Altamente radioattivo. Io sto aspettando la spedizione. Allora, se c'è qualcuno che può salvare da questa situazione infernale è il nostro governo. Lo si può criticare, certo, ma è tipico delle male lingue o dei comunisti. Ma smettetela! Ma cosa c'entrano i comunisti adesso? Saranno sempre quei capitalisti, i comunisti. È colpa loro se è caduta una bomba. Noi siamo buoni cittadini, paghiamo le tasse regolarmente e quindi siamo sicuri che zio Sam verrà a salvarci. Beh, l'eccezione di quella volta... quando non importa. Vabbè, la gente del governo sta arrivando, dobbiamo tenere orecchie e gli occhi aperti. Almeno è realistico, si lamentano delle tasse come tu. Mi stanno uccidendo. Zio Sam è la cosa migliore. Un evento importante da decidere, leggiamo bene e decidiamo assieme. Vai, non fare le vai. Cose senza mani in alto, guarda, non faccio nulla, sto così. Il grido aprire il nome della libertà è arrivato fuori dalla nostra porta. Non eravamo sicuri chi fosse ad affermare di rappresentare la libertà, ma si capiva che era un gruppo di persone probabilmente armate. Chiunque si presenti in questo modo probabilmente non avrebbe scrupoli a uccidere in nome della libertà. Tra virgolette. Dovremmo aprire. No. No. Scusa. Siamo d'accordo? No, certo. Io direi un no secco, sinceramente. Ma...
Cioè, voglio almeno fare una spedizione prima di morire. Voglio tirare qualcosa. Come sei positiva. Oddio, ok, sono okay, tutti vivi. Tutto a posto, okay. Vediamo cosa è successo. Siamo stati in silenzio finché il gruppo sull'altro lato della porta se n'era andato. Non si sono presentati mai più. Ignorarli è stata probabilmente una buona idea. Sono Speriamo solo che non ritornino con rinforzi. Speriamo. Dobbiamo farli bere. Devono bere, sì, assolutamente. Ok, allora, e io ti dico. Potremmo andare in spedizione finalmente? Aspetta. Non ci aspettavamo di ricevere una telefonata così presto dopo lo sgancio della bomba atomica. Eppure eccoci qua. Sentiamo chiaramente un telefono che squilla fuori. Deve essere la cabina telefonica pubblica sull'altro lato della strada. E se qualcuno andasse a rispondere, sì. Mary Jane. Sì, vai. Sì. Dai, questa la voglio rischiare. Non l'abbiamo aperto ai malviventi, ma almeno questo ci proviamo. Dai. Chiamata. Ok, non si è ammalata ed è già un po' una buona cosa. Quando abbiamo risposto al telefono, abbiamo potuto sentire chiaramente un sospiro di sollievo del chiamante. Si sono presentati come sopravvissuti di una cittadina vicina di Hill Valley. Abbiamo appena iniziato lo scambio di informazioni quando la chiamata è stata interrotta. Peccato. Qualcosa deve essere andato storto dalla loro parte. Ok. Aia. Li abbiamo persi. Va bene, sono stati ammazzati. Anche secondo me sono stati fatti fuori dalle blatte giganti. Quindi non possiamo dalle blatte giganti. Sì. Non possiamo contare su di loro. Quindi prepariamo la valigia e ti dirò, Mary Jane, la spedizione è sempre un rischio, ma Mary Jane è fiduciosa e noi siamo fiduciosi con lei. Ma dice che è pericoloso andare fuori a meno che non si voglia ammalare. Rischiamo di farla ammalare, io te lo qua dico. Qua continuano a chiederci di ammazzare gli scarafaggi, ma ragazzi, non abbiamo nulla, non ci possiamo fare nulla. Speriamo di trovare qualcosa nella spedizione, perché questi scarafaggi stanno diventando davvero un problema. Esatto. Allora, giorno 14, tra due giorni di nuovo acqua e cibo, okay. Di nuovo una di quelle mangiatine che sarà bellissima. Quindi mandiamole in spedizione. Cosa le facciamo portare? La maschera antigas. La maschera e basta, dai. Okay. Non abbiamo molte cose, quindi direi che la maschera. Vai. È un buon modo. Ok, giorno 15 e Mary Jane parte. In un bunker così piccolo, ogni nuovo odore viene rilevato immediatamente. I nostri nasi sensibili non ci fanno scappare nulla. Così, okay. Quando un mattone è caduto fuori dal muro, rivelando una piccola apertura, i nostri sensi sono stati subito invasi da una terribile puzza. Probabilmente dovremmo dare un'occhiata dentro quel buco e scoprire la fonte di questo profumo indesiderato. Sì. Sì, dai. Mi sembra saggio. Allora, qualche rischio comunque va fatto, perché siamo senza medicine, senza trampoli, scarafaggi ci mangiano vivi. Vi prego, nulla di grave. Ok, vediamo. Abbiamo guardato nel buco temendo che qualcosa potesse saltarci addosso con le unghie, zanne o altre parti salienti di un corpo mutato, ma non è successo niente. Hanno trovato un topo morto e una lattina di zuppa. Quella che ci aveva rubato il topo! È vero! A inizio video! È vero! Vedi? Se l'è meritato. È morto? E ci siamo ripresi la zuppa. Esatto. Bravi. Così bravi. La zuppa persa l'abbiamo ritrovata. Siamo stati bravi ad aver avuto il coraggio. E secondo me Mary Jane sta per tornare. Ci siamo quasi. Allora, abbiamo dato da bere il giorno 16. Quindi fino al giorno 20 non devono bere. Però fai. È il giorno 19. Timmy è il giorno 19 la perché radio non ce l'abbiamo. Abbiamo anticipato, sì, di un giorno, sì. Ricordiamoci, ricordo, che sennò ci schiata Timmy. Mi ricordo assolutamente. Ok, tutto Mary a posto. Mary Jane ancora non è tornata. No, vabbè, ci vuole un po', poverina. Ci consigli anche di usare la radio, ma purtroppo non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Vedi, ci siamo dimenticati di prendere la radio, che è una delle cose più importanti. Timmy, dove sei? Dimmi, allora, che è sotto qualche sedia. Festeggiamo e per piangiamo allo stesso tempo. Io non ho parole. Perché guarda cos'è comparso. Bello, sì, bello, sì, una, sì, radio barattata, sì, per Timmy, sì, va bene. Anche va bene. Secondo me. Leggiamo un po' le avventure di Mary Jane. Timmy era molto malato, non sapevamo come aiutarlo. Ieri notte è scappato e non è tornato. Forse si è reso conto quanto siamo irresponsabili come genitori. Ma non era colpa nostra, Timmy. Dicono che l'ignoranza sia la condizione perfetta. Ma che vuol dire? Un altro giorno senza le news non ci ucciderà, è inteso per la radio. Nulla potrebbe superare la nostra gioia nel vedere Mary Jane tornare al rifugio. Mary Jane è tornata. Se continua così la finiremo male. No. Qualcuno ha disegnato. Calmatevi. Uno che pugnala un altro. Sta andando tutto per il meglio. Siamo al giorno 19. Abbiamo la radio, abbiamo la mappa, abbiamo la maschera antigas per ripartire. Abbiamo acqua e cibo. Dovete stare calmi. Calmi, giocate un po' a scacchi, ascoltatevi qualche canzone alla radio. Ha detto che adesso che avete la radio, sì, assolutamente. Giusto? Calmatevi un pochettino. Calmatevi. Allora, io ho paura perché adesso inizieranno a succedere. Ecco qua. Ecco qua. Ted che impazzisce.
E anche Dolores non mi sembra tanto messa bene. La mascella si è bloccata. È perché le braccia così non mi sembrano molto messi bene, ok? Ok, ci fermiamo così. Prossimo episodio, cerchiamo di finire la partita. Ovviamente cercando di sopravvivere, anche se stanno iniziando ad impazzire. Abbiamo bisogno di andare di nuovo in spedizione. Iniziamo ad avere dei problemi. Ti ricordo ancora che non abbiamo le medicine. Quindi se impazziscono, se si ammalano, non li possiamo curare. Esatto. Spero che da ora in poi andrà meglio. Io voglio vincere, te lo dico. Ce la dobbiamo fare assolutamente. Esattamente, e possiamo riuscirci, perché comunque con la radio e la mappa abbiamo buone chance. Ok ragazzi, vi piace così, se vi piace lasciateci un bel like. E se è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao ciao.